Senti, ma dato che abbiamo preso così tanto birre, così tanti bicchieri, perché non chiamiamo anche Evelinda? Ah sì, buona idea! Allora, i gonfiabili sono 1, 2, 3, bastano. Ok, le pistole d'acqua ci sono. Dove sono quella? Questo è gonfio. Questo è bellissimo, ci possono stare tantissime persone. Ok. Oh. Io preparo allora altri bicchieri, tanto abbiamo tutto il cibo. Ok, ci sarà un bellissimo pool party. Eh sì, festa. Ah guarda, mi ha scritto Eva per l'appunto. Ok, ottimo. Adesso gli dico di venire qua su. Ma strano. Per caso sia proprio Linda, non la vedo da un po' di giorni. È un videomessaggio, guarda. Ehi ragazzi, per caso siete con Linda? Non la vedo da un po' di giorni e non mi risponde neanche al cellulare. E a casa non c'è. Io non posso mettermi a cercarla perché, come vedete, sono al mare. Quindi se sapete qualcosa, per favore ditemelo, grazie. Linda okay. È scomparsa e va al mare? Vabbè, prova a chiamarla, no? Linda? Sì. Ok, magari rispondono. Strano. Sì, quello sì. No. Quindi Eva non c'è. No, ma sicuro. E Linda non risponde. Uffa, allora il pool party è annullato. Mi sa di sì. Se dobbiamo cercare Linda, non possiamo dare più la festa. No. Però allora andiamo a cercare Linda sperando di trovarla, no? Sì, ma dove sia, dai, sarà a casa sua. Andiamo a casa sua. Andiamo da casa sua. Dai. Vabbè, poi al massimo se tanto Eva al mare non lo può sapere, forse. Okay. Ci può portare in località. Anche un taxi dobbiamo prendere. Sì, appunto, non mi sembra molto. No, guarda, io non ho parole. E se non fosse lì? Io proverei nel parco dell'altra volta dove l'abbiamo lasciato con Federico. Potrebbe essere, magari sono lì a fare una passeggiata. E può darsi. E vabbè. Se provassimo anche a cercare poi Federico? Dici Federico stesso? Sì, magari lui. Poi lui lo sa dov'è. Vabbè, intanto andiamo a casa di Linda, non, okay. Non anticipiamo. Lì, esatto. Sì, esatto. Senti Tommy, prova a chiamare un attimo Linda perché a me prima non mi rispondeva. Magari a te ti risponde. Boh, senti un po'. Ancora niente. No, non mi sta rispondendo. No? No. Vabbè, qui a destra, eh. Tanto ormai siamo arrivati, dai, non importa. Dov'è? Oh, magari è in casa e non lo sente, no? Siamo arrivati, eh? Sì, un po' più avanti e appena vede il cancello si può fermare, grazie. Sulla sinistra, sì. Le possiamo chiedere di attendere un attimo perché non sappiamo se dobbiamo subito ripartire, quindi insomma, se ci può aspettare, no? Linda! È chiuso, Linda! Linda! Sento una macchina! Linda! Linda! Non possiamo scavalcare. No, non possiamo entrare. Linda! Linda! È lei! È lei! Forza, andiamo in macchina, veloce! Ma come? Ma vuol dire che forse non voleva essere trovata da noi? Andiamo in macchina, forza! Forza, forza! Tassista, forza, segua quella macchina bianca! Velocemente! Ma era veramente lei, sei sicuro? Sì, era lei! La macchina era la sua? Sì. Aspetta, ora la chiamo, non può non rispondermi adesso. Per danno, forza. Però. E sai, non mi risponde nemmeno ora. Cioè. Ma secondo te? Dove sta andando? E se stesse andando da Federico? Allo stesso parco? È vero, magari sta andando da Federico. E mi sembrava molto felice. Mm-hmm. Allora andiamo al parco. Ti ricordi l'indirizzo? No. Lei continui a seguire quella macchina. Però magari non stanno andando lì. È bene seguirla. Sì. Ci porterà sicuramente nel posto in cui sta andando. Direi di sì. Cavolo. Ma neanch'io. L'abbiamo persa. No, per favore. Non lo so, andiamo a quel parco allora. Intanto andiamo lì, sì. Ok. Allora andiamo al parco delle scuole. Scusa, ma se c'è anche Federico, che facciamo? Non lo so, improvvisiamo. Ci siamo. È questo? Sì, è questo. Per favore, come prima, le chiedo di aspettare gentilmente, scusi. Ok. Non mi sembra ci sia nessuno, ma controllerò. Andiamo a vedere. Bene. Linda! 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 No, non c'è.
Il parco è vuoto. Nessuna traccia di Federico? No. No, non c'è la sua macchina, vuol dire che non è qua. Non è qua. Vabbè, l'abbiamo definitivamente persa. Ah. Però che facciamo adesso? Non lo so, potrebbe essere comunque con Federico. Magari è l'ora di iniziare a cercare Federico, come abbiamo detto prima. Vuoi andare a cercare Federico? E magari se troviamo Federico, troviamo anche Linda. Sicuramente sono insieme. Esatto. Ma dov'è Federico? Sai cosa possiamo fare? Possiamo andare in giro con una sua foto e chiedere se l'hanno visto o lo conoscano. Mi sta chiamando. Ciao Linda! Ciao ragazzi, scusate se non ho risposto alle vostre chiamate, ma ultimamente sono troppo impegnata con la scuola, quindi... Linda, scusa, ma che dici? La scuola è chiusa? Noi dobbiamo studiare perché siamo all'università, ma... Lei non aveva finito? Sì, infatti. La scuola non c'è. Comunque sto sostenendo degli esami e sono troppo impegnata. Però hai visto Federico? Tutto bene, ma non posso che... dirmi niente. Linda, ciao. Ma che vuol dire? Ciao. Hai riattaccato? Ciao Linda. C'è nemmeno il tempo di dire ciao, capito? Linda non è normale, secondo me è Federico dietro che la manipola e non vuole che si veda insieme a noi. Cioè, non è così di solito, sì. Linda. Ah, anch'io la penso meglio, secondo me è proprio così. Cioè, non... Aspetta, mi ha mandato anche un video adesso. Un video? Ragazzi, avete visto che Federico si è fatto biondo per me? Sono troppo felice. Ti prego, hai inviato la foto? Sì. Cioè, Federico si è fatto biondo? Per lei. Per lei. Se non interveniamo subito rischiamo di perderla. Per sempre. No, Linda ha completamente perso il cervello. Sì, ok, abbiamo primo obiettivo, trovare Federico. Ok. E lo sai che l'altra volta, quando lo stavamo cercando, ero riuscito a sapere da una signora che lui frequenta molto un bar... Aspetta, come si chiama? Possiamo andare al bar della stazione? E quando arriviamo lì al bar iniziamo a chiedere, conoscete per caso? E facciamo vedere la foto di lui biondo, ok? Ah, giusto! E facciamo vedere la foto e... E vediamo se qualcuno dice di sì. Se in magari può caso... dirci dove abita o se frequenta altri posti. Sì. E... Io chiedo al bar, mi mandi la foto. Vai dentro, vuole. Sì. Io chiedo a qualche passante, ok? Vai. Dopo. Foto è questa. Scusi, per caso ha visto questo ragazzo? Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Ho una domanda, per caso ha visto da queste parti questo ragazzo? Sì, ma io me lo ricordavo, Moro. Moro? Viene spesso una ragazza. Ok, grazie mille. Prego, figurati. Ciao, buona giornata. Ciao, buona serata. Ho scoperto che, vabbè, prima era Moro, la signora ha detto che vanno lì, però con una ragazza. Ah, è sicuramente, capito? Linda. E vanno lì spesso, quindi? Sì, però non sa dove abita né niente. Ah, bene, problema. Bene, ok. Quindi dobbiamo continuare a cercare. Io ho chiesto a un po' di persone e nessuno lo riconosce. Forse è per via del capello biondo. Continuiamo a chiedere in questi negozi qua, ok? Ok, va bene.